Via Euforia ce n'era veramente tanta nei circa 500 viaggiatori che hanno preso domenica mattina il treno sulla tratta Sulmona-Castel di Sangro, definita ormai da tempo la Transiberiana d'Italia. Un treno composto da vetture tipicamente del Novecento, le cosiddette corbelline con molte porte. Allora i viaggiatori erano tanti e per coprire l'incarrozzamento servivano molte porte. Oggi servono ancora molte porte per i molti turisti provenienti da tutta Italia che hanno inteso partecipare ad un evento entusiasmante. Veniamo da Avellino, ma siamo originari di Giulianova, in provincia di Teramo, e lei è peruviana. Contenta di essere qui? Contentissima. Una bellissima gita. È una bellissima esperienza, la natura, buon vino. Veniamo dal Molise, da Trivento. Tu ami più il vino o ami la natura? Sì, tutte e due. Vedo che lei ha incominciato ad affettare. Senza colazione non si parte. La vita è bella, mangiare e bere. È una grande iniziativa questa, perché mette chiaramente in prima posizione il nostro territorio, che è meraviglioso, coniugando natura, vino, perché non scordiamoci che Montepulciano è nato qui in Abruzzo e nella Valle Peligna, e a settembre faremo un grosso convegno su questo. Quindi che cosa c'è di meno? Una splendida giornata, la natura e tanta tanta amicizia e allegria. Panorami mozzafiato, degustazioni di prodotti tipici del territorio, il tutto innaffiato dal buon vino abruzzese. I produttori sono addirittura saliti nelle carrozze e durante il viaggio hanno raccontato il loro vino e fatto assaggiare i vini. Responsabili dell'associazione dei rotaie sul treno hanno raccontato ai viaggiatori i segreti e la storia di questa tratta ferroviaria ultracentenaria. Il treno del vino è un evento progettato dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo, unitamente all'Associazione delle Rotaie. Terza edizione ed è bellissimo perché noi promuoviamo il turismo, promuoviamo il vino, e questa è una grande soddisfazione per noi produttori vino abruzzese. Buona l'organizzazione, da un banchetto venivano distribuite kit per gli assaggi comprendenti il classico bicchiere di vetro e i voucher per la distribuzione dei prodotti ed ogni possibile informazione ai viaggiatori e turisti. Il treno del vino ha sostato a Campo di Giove, Castel di Sangro, dove i partecipanti hanno potuto consumare un pranzo, ed inoltre a Palena, dove si sono potuti assaggiare i bocconotti di Castelfrentano e le sfogliatelle di Lama dei Peligni. Un successo dunque, che i viaggiatori e gli organizzatori certamente si propongono di ripetere.